Piove, 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 piove. Insomma, come avete capito, piove, piove e piove e continua a piovere. Per cui il video della scorsa settimana nel quale dicevo che pioveva, insomma, piove ancora, quindi non è cambiato sostanzialmente niente. Ma oggi andiamo a vedere una cosa interessante che ci tenevo a mostrarvi. Che la prima volta che l'ho fatto non ho registrato nessun video. E magari molti di voi si stanno chiedendo come poter fare, come gestire le pratiche burocratiche, le cose, insomma. Il video di oggi parla di come si prende la patente a O2 o A1, praticamente il procedimento è pressoché identico. Prima di cominciare, ragazzi, mi raccomando, mi piace, campanellina e iscrizione al canale. Adesso possiamo veramente vedere come si prende la patente da privatista, quindi risparmiando ma avendo molte rotture di scatole in più. Ovviamente, per quanto riguarda il mio caso, avevo già la patente B, quindi l'esame teorico io non ho dovuto più affrontarlo. Bisogna, insomma, studiare da soli, ma ci sono molte app adesso che fanno gli stessi quiz e penso che si paghino dei bollettini sempre per poter partecipare all'esame, un po' come è appunto l'esame poi pratico. Per i bollettini e tutto quanto fate affidamento sempre al portale dell'automobilista, ma questo qua appunto lo vedremo tra pochissimo. Per poter prendere il foglio rosa come privatista, quindi avere un conseguimento anche di patente, bisogna fare queste cose qui. Innanzitutto dovete andare dal vostro medico e farvi rilasciare il foglio, quindi il certificato medico, che alcuni fanno pagare 30, altri 50 e ho scoperto altri anche molto di più. Chiedete al vostro medico. Con quello dovete prenotare una visita all'ASL di competenza. Sembra facile, ma come sempre non lo è. Una volta all'ASL bisogna portare i vari bollettini, tranne quello di prenotazione dell'esame pratico, perché quello lì andrà in motorizzazione, ma vi do un consiglio, ragazzi, fate prima tutto, vi portate sempre tutti i documenti dietro, che male non fa, perché tanto, ragazzi, se questi soldi non li sborsate adesso, li sborserete entro un mese, quindi io il mio consiglio è fate tutto, vi togliete tutto dalle scatole e proseguite. Dovete portare il modello 2112, che lo troverete sul portale dell'automobilista, i vari versamenti che sono all'incirca 17 € e l'altro sulla trentina. I bollettini ovviamente li potete pagare online tramite il portale dell'automobilista e vi porterà sul sito di PagoPA e da lì, insomma, potete effettuare tutto quanto. Ricordatevi solo di stampare tutto in modo tale da avere tutto anche cartaceo, perché poi in motorizzazione arriva il bello. Le fototeste, mi raccomando, sono super importanti. Mandate le macchinette con 5 € vi fa una sfilza di fototessere, mi raccomando, tipo quelle della ex carta d'identità. E poi fotocopia fronte e retro di codice fiscale e insomma anche documento d'identità. Io per sicurezza ne ho fatte come minimo 5 o 6, perché tutte le volte mi manca proprio la settima scannerizzazione, insomma. Fatene quanto più potete. La visita sarà molto breve e veloce. Vi chiederanno: morite alla guida? No, perfetto, potete guidare. Questa praticamente sarà la visita dell'ASL, più o meno approfondita in base a chi ve la fa. La prima volta che l'ho fatta per poter guidare Iris è stata tipo: ci vedi? Sì, perfetto. Ed era finito lì. L'altra che ho fatto qui, essendomi trasferito appunto in un'altra ASL di competenza, è stata un pochettino più approfondita, mi ha fatto sedere, vedere delle lettere, quanto da lontano vedessi, fa senza occhiali ci vedi? No, proviamo. Ok? Non si fidava del fatto che io dovessi portare le lenti, come se mi divertissi a portare gli occhiali in moto con la pioggia e tutto il resto, però a quanto pare, insomma, ha voluto verificare. Dopo aver fatto questo primo grande passo di andare all'ASL, bisogna andare in motorizzazione. E voi direte: prenoterò già l'esame? No, non perché la prima volta che andrete in motorizzazione vi richiederanno tutte queste cose qua, quindi bollettini vari, tranne, come vi dicevo, quello appunto dell'esame pratico. Firmerete delle carte, vi faranno il gioco delle tre carte, tutto quanto. Dopodiché vi lasceranno appunto un foglio con scritto: ok, questo qui è il foglio che attesta che tu sei in richiesta del foglio rosa. Il foglio rosa vi verrà consegnato entro un mese. Quindi voi dopo massimo un mese dovete tornare in motorizzazione, al che vi lasceranno il foglio rosa e lì potrete prenotare l'esame. Questa, ragazzi, è la prima parte di quello che è prendere o comunque proseguire sulle varie categorie delle patenti in motorizzazione. Una seconda parte di questo video uscirà, non vi so dire esattamente quando, perché voglio proprio registrare tutto l'esame pratico per farvi vedere in che cosa consiste, ovviamente alla data in cui farò l'esame e quindi quando uscirà il video. Detto questo, ragazzi, come sempre, perplessità, dubbi, domande, scrivetemi qua sotto nei commenti, vi risponderò tranquillamente. Spero
sperando di non darvi insomma informazioni fuorvianti, ma tendenzialmente è una pratica un pochettino lunga, bisogna starci dietro, si risparmia un sacco di soldi. Calcolate che con moto alla mano, quindi la prima patente, la A2 con Iris, ho speso sui 150 euro tra visite, ASL, certificato medico e appunto l'iscrizione all'esame, l'esame pratico, insomma tutto il pacchetto completo. Quindi la problematica sorta nel mio caso è il fatto che con la Transalp nuova non posso utilizzarla per l'esame, ed è quello il motivo per il quale sto facendo questo video, perché non sapevo, quindi, e magari non molti di voi sanno, che nonostante non si abbia la moto si può comunque proprio affittare proprio per l'esame di pratica. Quindi volevo far vedere anche quello lì, speriamo che mi facciano registrare tutto quanto, sia la motorizzazione con l'esame e sia appunto come si affitta, insomma ci sono già sentiti per telefono, insomma comunque tutto il pacchetto, facendo più o meno i calcoli per il proseguimento della patente, quindi dando già per scontato che voi avete l'esame teorico, come ho detto io non ho dovuto sostenere, si aggira intorno ai 300-350, la metà comunque rispetto a quanto avrei speso iscrivendomi a un'autoscuola. E per chi di voi stai dicendo vabbè, ma adesso sono cambiate le regole, puoi fare il corso di 7 ore, costa ancora di più. Sono andato a chiedere in ben 3 autoscuole nella zona per verificare appunto che i prezzi siano allineati, e sì, erano allineati, chi un centinaio in meno, chi un centinaio in più. Comunque mi hanno tutti suggerito, no guarda, lascia perdere questo corso, perché tanto comunque devi fare le guide, ti conviene comunque, nonostante con noi, fare l'esame tradizionale. Non ha nessun senso questa cosa, volevano crearla per sbrigare le pratiche in motorizzazione, ma con questi prezzi vado comunque in motorizzazione. Non ci addentriamo in cose burocratiche che magari non ci competono. Vi lascio qui sotto in descrizione del video anche le varie categorie, quindi la 1, la 2 e la A, con annesse, potenza, tutto quanto alla data odierna, quindi di uscita del video. Un'ultima piccolezza, il foglio rosa attualmente vale un anno, quindi hanno cambiato da 6 mesi a un anno, molto più comodo, anche perché se uno c'ha l'ansia, oddio in 6 mesi non riesco a prenotare l'esame, più che altro è un anno di tempo e puoi fare le cose con molta calma. Detto questo ragazzi, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un mi piace, campanellina e iscrizione al canale. Noi ci vediamo a questo punto tra 2 settimane, si spera con un video in strada finalmente, perché continuerà a piovere, e alla data di oggi che sto registrando questo video, la prossima settimana pioverà di nuovo, quasi tutta la settimana, quindi non so, insomma speriamo di riuscire, anche perché il problema fondamentalmente non è la pioggia, il problema è che vi si bagna tutta l'attrezzatura, non posso andare in giro e utilizzare il drone, non posso, insomma sarebbero delle riprese veramente tristi, con ecco il panorama e non si vede niente. Quindi ragazzi, a tra 2 settimane qui sul canale, fate la danza del sole così almeno smette di piovere.